Tutto bene? Sì. Rieccoci, dai, per la prima puntata della Spesa Amica in questo inizio di autunno. Avevo nostalgia. Vero? Sì, dai, però abbiamo passato una bella estate. È passato bene le ferie, benissimo, ok? Tutto bene. Ecco, e poi oggi guarda in che bellissimo posto dove, che ti ho portato. Vedo, vedi? Vedo. Castelroncolo, dove siamo? Siamo a Castelroncolo, un castello medievale che con degli affreschi bellissimi e vale la pena andarli anche a vedere. Era appartenuto a varie famiglie nobili qui di Bolzano e adesso è di proprietà del comune. Ecco, è giusto, sai, che parliamo di comune, con chi ci andiamo ad incontrare, sì, adesso? Oggi abbiamo una persona molto importante per la città di Bolzano, il nostro sindaco. Che però anche non un andiamo esperto ad incontrare in qualità di sindaco, ma andiamo a incontrarlo in qualità di viticoltore. Di viticoltore, perché il castello, vedi che ha intorno tutti questi bei vigneti. Esatto, esatto, e allora, che è un po' una caratteristica. Ecco, andiamo? E quindi direi andiamo di andare a sentire un pochino. Bene. Che cosa ci racconta il sindaco della città di Bolzano. Venite. Perfetto. Con noi. Ok. Andiamo. Buongiorno sindaco. Buongiorno signor sindaco. Allora, dove ci troviamo qui? Già l'Alda ha fatto un po' di storia del castello, ha un po' introdotto quello di cui parliamo adesso, ma lasciamo la parola al sindaco, che ho detto oggi non è in veste di sindaco ma in veste di viticoltore. Perché? Perché il vigneto di Castelroncolo appartiene al comune di Bolzano, è stato ceduto al comune di Bolzano dall'imperatore Francesco Giuseppe nel 1892 insieme al castello, e dal 1991 noi lo gestiamo direttamente col nostro personale, quindi è un vigneto coltivato direttamente da personale comunale. Runkelstein o Roncolo è un toponimo che prende la sua radice da una parola retica, da una radice retica che significa erodere, che significa dissodare, e infatti indica questo versante che è stato dissodato, come peraltro tutti gli altri versanti che ci sono intorno a noi. Questa è una posizione panoramica straordinaria per vedere il territorio vitivinicolo altoatesino, perché qui proprio si può vedere come nel corso dei secoli l'uomo ha recuperato ogni angolo possibile sui versanti per poter coltivare la vite. Ci ha già raccontato tutto il sindaco. Allora io direi a questo punto di andare vicino all'uva, così parliamo di questo vitigno, quindi che uva si coltiva qui e quale vino si ricava da quest'uva. Questo adesso è un vigneto esclusivamente coltivato a Gewürztraminer, che è un vitigno locale, che, col quale si fa il vino omonimo, un vino particolarmente gradito alle mense italiane. Infatti la gran parte del mercato del Gewürztraminer dell'Alto Adige va verso il sud, verso l'Italia, e noi conferiamo l'uva alla cantina sociale, alla cantina produttori di Bolzano, che ne fa una linea particolare di bottiglie, che sono le bottiglie del castello, le bottiglie del sindaco, usate anche come omaggio di rappresentanza del comune, ma non solo. Questo è un vigneto coltivato a spalliera, termine tecnico Guyot, che significa che il sole entra attraverso questi filari e fa maturare meglio l'uva. Storicamente su questi versanti la vite veniva coltivata a pergola, e infatti più in basso abbiamo mantenuto un paio di pergole proprio per lasciare il senso del paesaggio storico. Però oggi il vigneto deve produrre uva e fare buon vino, e quindi è giusto che si usi il metodo migliore. Ecco, quest'anno com'è? Mi sembra che quest'anno dovrebbe venire un vino meraviglioso. Beh, quest'anno l'uva è molto bella, è stata un'estate caldissima, quindi c'è stata una maturazione ottimale. Il nostro Kellermeister, il nostro mastro cantiniere, è particolarmente soddisfatto, e noi abbiamo anche fatto per bene tutto quello che dovevamo fare, perché qui il problema, che è il problema di tutti i contadini quando coltivano l'uva, è tirare via i grappoli di troppo. Perché quando ci sono dei grappoli da tirar via, ogni contadino gli è male al cuore, no? Perché significa meno grappoli, significa meno uva, significa meno vino, però significa anche maggiore qualità.
Allora, quando arriva il mastro cantiniere che dice no, qui bisogna tirar via il 10%, e noi siamo molto ligi e tiriamo via tutto, e chiaramente se fossimo anche noi dei contadini privati magari avremmo i nostri dolori di cuore, però comunque è giusto fare così, e noi infatti prendiamo sempre un premio come uva eccellente quando la conferiamo in cantina. Qual è la caratteristica di quest'uva? Questa è un'uva bianca che peraltro quando matura vedete che assume un colore rosso giallastro abbastanza intenso, ed è un'uva molto dolce, viene vendemmiata con un grado zuccherino superiore al 20, qui arriveremo anche a 21, 22, forse addirittura 23, perché per fare il Gewürztraminer c'è bisogno di un'uva particolarmente dolce. Ecco, allora concludiamo degnamente questa bellissima prima puntata di autunno della Spesa Amica sotto il... sotto le pergole del vigneto di Castelroncolo, rimaste proprio a testimoniare la storia di questo vigneto. Per secoli qui era solo pergole, quindi la visuale del castello dove siamo adesso era proprio così, con le pergole e le torri e i merli del castello. Chiudiamo. Ecco, da questo bellissimo scenario ringraziamo il sindaco della città di Bolzano, Luigi Spagnolli, grazie tantissimo veramente per la lezione di viticoltura che ci ha dato. Grazie a Raffaella che è stata molto simpatica. Grazie naturalmente a Alda Picone, presidente del Mercato Generale di Bolzano, che vi ricordiamo... ecco, è in via Macello e che bisogna andare a fare la spesa. Ecco, la spesa per Amica, la ecco, spesa e Amica. E quindi ecco, vi diamo appuntamento alla prossima puntata con la spesa Amica. E poi la ricetta. La ricetta nella prossima puntata. Con l'uva, quindi certo. Bisogna... guardiate il programma. Vi aspettiamo alla prossima puntata, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.